Con Mister Magrini, al termine di questa vittoria per 1-0 contro San Marcavenza, e davanti al proprio pubblico è la giusta ciliegina, direi. Sì, ci tenevo in modo particolare, io sia anche tutti i ragazzi, poi volevamo regalare una giornata speciale a Cipo, perché se lo merita, il ragazzo che si è comportato benissimo, mai sentito lamentare, non giocava, quindi si è comportato sempre bene, quindi meritava questa. Poi tra l'altro penso sia un protagonista della famiglia Ceri, no, del presidente, che ha costruito le vittorie insieme a loro dei campionati, quindi ci tenevamo tutti a fargli fare bella figura, poi regalare l'ultima vittoria ai nostri tifosi. Io farei complimenti quest'oggi anche a Fucecchio, ha messo una pietra tombale sul discorso playoff, domenica una partita facile contro il Cecina, per cui insomma è la degna rivale di questo Grosseto che nobilita il campionato fatto dai biancorossi. Certo, sì. La sfortuna del Fucecchio, che ha trovato un Grosseto che dalla prima giornata fino all'ultima è stato protagonista, però va dato merito anche al Fucecchio perché è una grande squadra, allenata anche da un ragazzo eccezionale che ho avuto la fortuna di allenare a Castel Fiorentino. E quei ragazzi stile Ciolli, sempre sul pezzo, era molto preciso, sempre partecipe con l'allenatore, quindi gli auguro tutte le fortune. Ci ho parlato in settimana. Io ho detto non so se è una fortuna o una sfortuna non fare i playoff, perché adesso stare fermi un mese anche di più può essere pericoloso per poi affrontare le finali nazionali dei playoff, però così lui forse aveva paura di giocarsi queste due gare e merita di andare alle finali nazionali. Per quello che riguarda il Grosseto, anche oggi abbiamo visto un altro giovane che ha esordito in classe 2001, Tortora. Sono quelle cose che andava dicendo la famiglia Ceri, cioè costruire comunque un vivaio dal quale attingere in maniera continua. Allora, questo purtroppo ho detto prima della gara vorrei fare 10 cambi per accontentare tutti. Ho accontentato questo ragazzo per un semplice motivo. Un giorno è venuto all'allenamento, eravamo non più, l'ho alternato e io gli ho detto scusa Andrino, che poi mi ero dimenticata all'ultimo di far giocare. Mi ha detto mister, io già sono contento di essere qui. Questo l'ho apprezzato in modo particolare. Io ho detto se prima o poi mi capita ti do la soddisfazione di esordire in prima squadra. Quando entrava penso che non sapeva nemmeno dove si trovava, dall'emozione tutta, e quindi merita il ragazzino che viene tutti i giorni a allenarsi. Lui basta che dici vieni a allenare la prima squadra, lo trovi alle una quando arriva al campo con me, perché è un ragazzo che si vede che gli piace il calcio e meritava anche lui questa piccola soddisfazione. Poi noi domenica ci saluteremo definitivamente, ci vediamo domani sera in trasmissione e diciamo già adesso saremo in diretta dal Bar Vignaccio con te protagonista e analizzeremo con calma tutto quello che è stata la stagione biancorossa, in particolare il periodo che ti ha riguardato. Sì, vengo volentieri, l'avevo promesso e quindi le promesse si mantengono. Ci vediamo domani sera e poi analizzeremo bene tutto, ma dalla prima giornata di quando Seba, perché anche i numeri di Seba sono numeri importantissimi, sia nelle vittorie, nei gol fatti, subiti, nella posizione in classifica. Quindi insieme abbiamo collezionato degli ottimi risultati che non è facile, insomma, collezionare tutti gli anni. Grazie mille, a domani sera. Prego.